Namaste, io sono East Brave, bentornati a un altro episodio di Dare Ludum Dare. Siamo stati fermi una settimana, ma eccoci qua con la rubrica che vi mostra un videogioco diverso dal solito. Ci sarebbero i videogiochi dell'ultimo Ludum Dare da trattare, ma sono stato rapito e stregato da questo gioco che si chiama The Curious Expedition, un gioco che trovate su Steam, costa $15, quindi immagino sia o 15 euro o 10 euro probabilmente. È in alfa 11, quindi è una versione 0.11 ancora, quindi molto base, però veramente mi ha stupito perché è un videogioco diverso dal solito e per questo ho voluto metterlo all'interno di questa rubrica. Innanzitutto il font, a me piace un sacco questo font qui. Che cos'è The Curious Expedition? È un gioco di esplorazione storico molto particolare, e andiamo a vedere direttamente nel gioco di che cosa si tratta. Contatterò direttamente Machine and Mensch, che sono i creatori appunto di questo gioco, e c'è tutto quanto che mi piace. La musica è bellissima, la grafica è retro e molto bella, lo stile di gioco, insomma, vedrete tutto quanto. Seguitemi all'interno di questa avventura. All'inizio si seleziona un personaggio, ed è un personaggio storico, uno di questi. Innanzitutto abbiamo i primi tre, gli altri li ho sbloccati più o meno facendo un paio di run, una di seguito all'altro. È un gioco in cui ci sono queste run, tra virgolette, un po' come Isaac, eccetera, eccetera, perché esploriamo sei mondi completamente generati a caso in una battaglia al chi diventa l'esploratore migliore. Come vedete c'è Charles Darwin, Marie Curie, Francis Barton, insomma tutti i personaggi, Mary Kingsley, Huizinga, c'è Crowley, Isabella Bird, Freya Stark, Dion Fortune, David Neal, poi da quello che ho visto questo dovrebbe essere Tesla, e credo ci sia ancora, che questo non credo sia un alieno, ma dovrebbe esserci Tesla e altri, questa credo sia la Lovelace, e c'è un bel po' di gente interessante, ovviamente personaggi storici. Io vi mostro una run, vedete che ognuno ha una serie di l'equipaggiamento, la gente che lo segue, insomma è molto molto complesso pur essendo ancora nell'alfa 11, quindi spero veramente vivamente che questo gioco riesca a vedere la luce definitivamente. Prendiamo Charles Darwin. Darwin che cos'è? È ovviamente il padre della teoria dell'evoluzione. Ha due personaggi che vengono con lui, che sono un soldato scozzese, lo vedete lì, e a suo fianco c'è un altro personaggio che vedremo tra pochissimo. C'è l'asino che si porta dietro e poi c'è una serie di oggetti che c'ha dietro. Ognuno ha una caratteristica particolare. In più, ognuno di questi personaggi ha un suo perk base, diciamo, e lui è entusiasta delle farfalle. Quando troviamo le farfalle, riguadagniamo sanità mentale. E adesso vedremo di che cosa si tratta. Intanto selezioniamolo. C'è il signore qua che ci introduce al gioco e, come vedete, dice che praticamente per entrare nel club degli esploratori dobbiamo battere questi personaggi qua che correranno insieme a noi. Vedete che alcuni personaggi li ho già sbloccati, credo che questi li ho già tutti sbloccati, però c'è altra gente insomma che si può sbloccare, e si parte così. Dobbiamo scegliere dove fare la nostra prima spedizione di 6. Abbiamo la fama e abbiamo i fondi. Innanzitutto partiamo con, abbiamo poca scelta all'inizio, di solito è sempre un grassland, quindi andiamo qua e facciamo la nostra prima spedizione. Prima di partire con la nave abbiamo una missione che di solito è correlata alla nostra esplorazione, in questo caso è quasi sempre mandare un messaggio a un villaggio vicino. Accettiamo e partiamo. Se volete appunto leggervi nel dettaglio che cosa viene detto, c'è un sacco di testo molto molto interessante. E ovviamente partiamo con già una cosa in più, che è il villaggio dove dobbiamo andare. Questa è l'area di gioco, un'area di gioco che, come vedete, è a esagoni, assomiglia molto a Civilization, vi verrà in mente, l'ultimo Civilization uscito, che è passato dalla griglia a quadrati a quella ad esagoni, quindi molto molto simile come mappa. Adesso vedete un sacco di roba sullo schermo, ve la spiegherò velocemente un po' tutta quanta. C'è un tutorial abbastanza breve in realtà, però
È un gioco che va provato e riprovato per imparare di volta in volta come funzionano gli oggetti. Allora, intanto in basso a destra, qui in quest'area, avete una spiegazione di tutte quante le singole cose che vado a indicare, quindi quanto costa il movimento in giro. Questa è la nostra spedizione. Siamo Charles Darwin, Sam Azmi, che è un traduttore persiano, Stuart McPhee, che è un soldato scozzese. In più abbiamo Miss Hurry, il nostro asino di fiducia. Ognuno di questi personaggi vedete che ha un attributo che si chiama capacità, che è praticamente la quantità di inventario. Se sommiamo 2 più 1, 3 più 2, 5 più 3, 8, abbiamo 8 spazi a disposizione. In realtà ne abbiamo uno in più, che credo sia quello. Vediamo, 3, 5, 6, 7, 8. Abbiamo uno spazio in più che credo sia quello base, diciamo. Ognuno ha, come vedete, una salute. Questo è un po' di meno. I soldati di solito hanno un po' di più, eccetera, eccetera. Quindi di solito l'asino serve appunto per la capacità di trasporto. E poi abbiamo i dadi, oltre a delle cose positive e delle cose negative. Ciascuna classe ha un perk positivo. In questo caso, Charles Darwin, diciamo, il nostro eroe. E ha il perk positivo delle farfalle che abbiamo visto prima, e abbiamo la quest. Per quanto riguarda lui, ha la diplomazia con gli indigeni e lo possiamo livellare, e vedremo poi come livellarlo. E poi ha un perk negativo che è la claustrofobia. Lui, stessa cosa, è bravo con il whisky ed è un'altra cosa che vedremo, ed è superstizioso. Ultima cosa che riguarda i nostri personaggi, vedete che ci sono dei dadi. L'eroe va sempre con due dadi a disposizione e praticamente ci sono tre tipi di dadi, cioè questo dado blu, questo dado verde e questo dado rosso. Praticamente sono attacco, difesa e supporto più o meno, e queste andranno fuori quando ci saranno i combattimenti, che non saranno così tanti, ma è un altro aspetto del gioco che ho trovato molto molto interessante. Se ne troviamo uno, sarà molto interessante farlo. Qual è lo scopo del gioco? In questo caso è trovare la piramide in ogni livello. Quindi dobbiamo cercare la piramide. In questo momento, in alto a destra abbiamo un'altra serie di piccole cose che sono il compasso e la bussola che ci dice dove andare per trovare la piramide. Dobbiamo andare verso da questa parte, probabilmente o è qua, ma probabilmente sarà un po' più in basso. Abbiamo altri due stati che sono la sanità mentale, che man mano che scende è sempre più difficile muoversi e insomma sistemare le cose, e può essere ripristinata mangiando cioccolato, bevendo il whisky, tutta una serie di piccoli oggetti che aiutano, oppure semplicemente riposando, aiutano a portarla in su. Quando arriva a zero vuol dire che manca all'improvvista per sopravvivere più o meno, e quindi bisogna ricorrere a metodi alternativi per sopravvivere. Lo standing invece è la relazione che abbiamo con la popolazione locale, che parte sempre da 10 e possiamo aumentarla o diminuirla a seconda se andiamo nei villaggi e li radiamo al suolo oppure parliamo con la gente del villaggio. Questi sono i giorni della spedizione. La fama parte da 10 ed è il punteggio totale che abbiamo nei confronti delle altre persone, quindi più manufatti portiamo a casa, più esplorazione facciamo in minor tempo possibile. Questo è quanto bravi siamo a fare gli esploratori. Inoltre abbiamo questa cosa che ci ho messo un po' a capirla perché non è spiegata nel tutorial. Abbiamo i punti regione. I punti regione sono, in questo caso, su questa mappa ci sono due regioni, che sono queste due barre, e ognuna di queste regioni che fanno parte di questa mappa, vedete che ogni tanto ce n'è una e ogni tanto c'è l'altra. Hanno, ad esempio, questa regione qua ha 3 punti d'osservazione al villaggio, che è questo, e altre due cose che dobbiamo scoprire. Una è qua sotto e una non so ancora dov'è, anzi no, è qua. Però dobbiamo andare fin là per esplorare, anzi non è quella, scusate. E da qualche parte va. Questo lo vediamo perché è una montagna molto alta. Quindi anche molto bene come hanno risolto con le mappe. Qui c'è un'altra regione, so che c'è un'altra regione, che è questa qua che viene indicata nel momento in cui io metto il mouse qua, che ha 3 altri luoghi da esplorare. Ogni volta che finiamo l'esplorazione, quindi muovendoci andiamo a riempire questi punti di domanda, quando ne abbiamo riempiti 2 o 3, quando abbiamo praticamente riempito questa barra, abbiamo un punto regione che possiamo utilizzare per promuovere una delle nostre unità che fondamentalmente gli fa diventare
A volte gli cambia i dadi, gli fa diventare un dado più forte, oppure gli dà un perk di livello maggiore, quindi ad esempio da 1 diventa 2, quindi diventa più bravo a fare quello che è capace di fare, ovviamente. Come ci si muove in giro? Qua sotto appunto abbiamo una serie di obiettivi. Come potete vedere, io andando in giro con il mouse fa vedere c'è un numero. Il numero è la quantità di sanità che dobbiamo spendere per fare quella mossa, quindi spendiamo 6 di base, 5 più 1 in realtà, 7, 8, 9, eccetera, eccetera, a seconda di quanto ci muoviamo. Quindi per arrivare qua spenderò 29 passando da questa parte. Se voglio passare da questa parte qua, vedete che comunque spendo 40 perché qua non ci posso arrivare perché non so che cosa c'è qua. Potrebbe esserci una montagna, ma anche no. Iniziamo muovendoci di 8 qua. Sembra abbastanza complicata come cosa, c'è tantissima roba perché vi ho spiegato in 10 minuti solo l'inizio del gioco, non ho ancora fatto nulla. Muoviamoci intanto in questa direzione. E qui abbiamo trovato, vedete, il secondo dei tre che ci mancano per esplorare l'intera regione. Esaminiamo che cosa c'è qui. E questo disegno qua è, diciamo, provvisorio. Ci sono alcune delle grafiche che sono fatte molto bene, alcune che sono ancora abbozzate con il paint e che miglioreranno. Questa è una appunto di quelle base e come potete vedere tra l'altro ci sono i vari personaggini che sono ben caratterizzati. Questo capite subito che è Darwin, questo è lo scozzese, questo è Sam Azmi e questo è il nostro, la nostra Miss Ummi. Abbiamo trovato del loot qua dentro e per la precisione abbiamo trovato questi tipi di oggetti che possiamo portare via tutto qua, tutti quanti. Abbiamo meno 2 di standings perché abbiamo fregato le provviste dalla statua. Che appunto era cioè serviva per sistemarla come offerta. E poi abbiamo il fungo blu. Il fungo blu vedete che ha questo simboletto qua sopra. Questi sono quelli che danno i punti fama, contribuiranno a dare punti fama. Sono gli oggetti che portiamo indietro come si dice? Non come premio, ma come sì, come premio praticamente. Andiamo di qua e andiamo a 72 da 102. Perché spendiamo 30 ad andare, vedete che man mano esploriamo cose, dobbiamo salire su una collina, la collina ci dà più visione e arriviamo nel villaggio. Nel villaggio, come vedete, c'è un po' di gente, possiamo consegnare la lettera e che appunto ci viene detta e grazie a questa cosa mi viene detto dov'è un Holy Shrine. Completando, diciamo, queste missioni secondarie che vengono date all'inizio, vi vengono date alcune cose particolari, ad esempio mi viene indicato dov'è un posto. Possiamo rimanere al villaggio e ripristinare un po' di questa cosa qua. Possiamo prendere una recluta tra queste. Possiamo addirittura fare un po' di scambi. Gli scambi funzionano molto semplicemente. In questa maniera dobbiamo scambiare qualcosa. Se io metto il fucile costa tantissimo e quindi non è bilanciata questa cosa. Potrei fare così e così se voglio fare perfetto, no? Ad esempio, a me interessa avere un elephant tusk. Potrei dar via questo e sarei a posto. Oppure potrei dar via. Sì, potrei dar via questo. E prendermi questo, esatto, perché. Extra fame. Credo che l'Elephant Tusk sia leggermente meglio. Ok, e ce ne andiamo via. Ok, come vedete abbiamo due zone anche da questa parte perché una l'abbiamo vista da lontano, praticamente vediamo questa cascata d'acqua in fondo, quando eravamo sulla collina l'abbiamo vista e poi abbiamo visto questa cosa qua. Lo shrine è da quella parte, la piramide finale è da quella parte, mi fermo un attimino qua e tra i vari oggetti che ho il machete che serve a, se devo passare in una foresta faccio prima a passare con un machete praticamente perché. Anche tutti quanti i terreni che vediamo, spendiamo di più o di meno per fare una determinata cosa. Infatti, vedete che se io voglio andare qua, spendo un machete per distruggere questa, ma vedete che non passa all'interno di questo. Se io voglio passare all'interno di questo, vedete che spendiamo 3 solo per andarci dentro. Il terreno, appunto, è molto importante questa cosa. Possiamo entrare nel hut, vedete, questa è una grafica fatta leggermente meglio. Possiamo parlare con lo sciamano di solito ha un sacco di roba, questo sciamano qui. Noi non abbiamo più spazio nell'inventario in questo momento, però possiamo eventualmente giocarcela per comprare altra roba, così vi ho mostrato anche come funziona questo sistema. Poi possiamo andare,
Dobbiamo andare qua e per andare qua dobbiamo fare un giro un po' strano. Per essere il primo schema, in effetti è abbastanza strano come giro. Perché per arrivare dobbiamo fare tutto questo giro qua. Perdiamo solo 36 e con un po' di cioccolato possiamo portare su di 10. E abbiamo fatto anche un po' di spazio. E direi che possiamo andare qua allora. Quindi facciamo la nostra camminata. Vedete che esploriamo, a volte passiamo anche sull'acqua, ad esempio. Perché ci sono le pietruzze per poter andare. E siamo arrivati qua. Qua c'è una tigre. Posso fare. Esatto, avendo esplorato tutta questa regione, ho guadagnato il mio punticino. Regione che posso utilizzare su il signor Stewart. E quindi facciamo così, così abbiamo qualcosina di più. Se dovessimo usare del whisky più avanti. Combattiamo contro una tigre? Vi mostro come si combatte contro una tigre? No, per adesso no. Magari capiterà lo stesso. C'è un altro punto di domanda in giro? Non ancora. Quindi dobbiamo andare tipo. Andiamo qua per vedere la zona intorno. Ok, eccolo qua dov'è l'altro punto di domanda. Questo è la piramide per forza. Perché praticamente se manca. Se sono solo due regioni, una è questa e una è questo. Quindi praticamente ce l'abbiamo fatta. Dovremmo spendere un sacco se vogliamo andare là. Quindi pensiamoci un po'. Possiamo anche fumare della coca, che è una cosa particolare. Oppure ce ne possiamo andare via e stare abbastanza tranquilli. Se voglio fare l'avaro, posso andare qua e tentare la cosa. Però è un gioco che perdona abbastanza raramente. Quindi vediamo di andare via. Aiuto, siamo inseguiti dalla tigre. E come vedete, ogni tanto troviamo le farfalle. Queste le troviamo a random. E che ci danno appunto, ci danno un pochino più di sanità mentale perché siamo comunque Charles Darwin. Inoltre abbiamo visto anche questo, quindi abbiamo guadagnato un altro punto regione e quindi direi che siamo a posto e promuoviamo anche il nostro Sam Azmi e esploriamo la piramide. Entriamo nella piramide e finiamo la spedizione. Quindi questa è la prima spedizione, un esempio molto molto semplice, avevamo 10 di fama, arrivando alla piramide, alla prima piramide guadagniamo 100. Ogni farfalla vale 5 e ogni giorno ovviamente in negativo vale 1 e quindi 41 giorni. 84 da 10 non è niente male, possiamo vedere anche la mappa che abbiamo esplorato con la nostra via, che abbiamo fatto tutto questo giro qua, niente male come cosa, vediamo anche tutta una serie di parametri, niente male e finiamo la cosa, finiamo la prima missione. Trionfo! A fine di ogni spedizione c'è la possibilità di prendere un secondo perk. Quindi il primo è quello delle farfalle, il secondo è quello che troviamo, potrebbe essere uno di questi, oppure esploratore di giungla, il mercato nero, oppure climber. Io direi esploratore di giungla, vediamo se riusciamo a trovarne qualcosa, ce ne sono tante altre. E per essere un alfa a livello 11 non è niente, niente male. Questo è, come dicevo, la fama, ovvero quanto bravi siamo stati rispetto agli altri. Siamo gli ultimi, però noi abbiamo qualcosina di molto carino, ovvero una zanna di elefante che possiamo dar via per fondi, quindi possiamo venderla, oppure la possiamo donare al museo e quindi guadagnare fama. Se guadagnassimo fama arriviamo a 105, che è ancora poco rispetto agli altri, però insomma io decido di venderla. Per farvi vedere un po' questo video, qua possiamo decidere se andare nelle Drylands o nelle Grasslands. Io direi di Grasslands. Se dovessimo trovare un'altra giungla, e partiamo con la seconda, molto più difficile, scala molto facilmente perché se pensate da 1 a 6 sono le spedizioni, ci vuole un bel po'. C'è un trader che si avvicina a noi, un cuoco vuole venire con noi, direi di sì. Ogni tanto succedono queste cose. Particolari e possiamo comprare un po' di equipaggiamento. Abbiamo 90 fondi. Cosa possiamo comprare di bello? Possiamo comprare un po' di cioccolato. Un po' di cioccolato, una tenda. Uno di questi e un paio di questi. O un paio, no, un paio di questi. Dai. Ok, così vi mostro anche come funziona il flare. La seconda spedizione sarà molto più difficile, probabilmente morirò. Io ce l'ho fatta per adesso a fatica a farne tre. Cosa abbiamo di differenza? Allora, intanto abbiamo la nostra missione, la nostra quest che ho accettato, che è trovare uno strumento. Uno strumento è uno di quegli oggetti
come la zanna d'elefante che abbiamo trovato prima, uno di quelli che si possono dar via. Abbiamo un cuoco, l'abilità del cuoco è cucinare la carne, quindi se dovessimo uccidere qualcuno, qualche animale, insomma, gli possiamo cucinare la carne, che non è niente male. E tra l'altro vedete che in questa regione qua ci sono quattro, in questa mappa qua ci sono quattro regioni e siamo un pochino più, ovviamente la mappa è più grande e più complessa. Possiamo usare il flare, ad esempio, per rivelare velocemente un'area un po' più lontana, per dirvi, per far prima, e poi abbiamo il campsite, quindi possiamo piantare la tenda e fare un campo dove poter dormire, che non è niente male per il discorso della sanità mentale. Qui abbiamo un villaggio, di solito c'è quasi sempre un villaggio, almeno in questi schemi vicini. Possiamo reclutare qualcuno o possiamo fare un po' di scambi. Lo scopo della mia missione in questo momento è trovare uno strumento musicale, quindi per quello ho fatto scambi, ma non l'ho trovato. Quindi lasciamo stare con gli scambi. Andiamocene pure via. E tra l'altro la nostra bussola è ancora prima era al 100% nella missione precedente, qua è al 40% e man mano che esploriamo la mappa diventa sempre più polarizzata. Questa è una cosa un po' da One Piece con le isole con la bussola che si polarizza man mano che stai su un'isola. Comunque dobbiamo polarizzare il nostro compa il nostro, la nostra bussola per poi arrivare e trovare la via d'uscita da questo posto. Vediamo un po', vediamo dei punti di domanda in giro. Potrebbe essere qui il terzo punto di domanda che mi serve, quindi facciamoci un giretto veloce qua. Non è qui. Quindi dobbiamo cambiare zona. Proviamo ad andare qua in fondo. Io cerco sempre di fare una bella cosa lunga in modo da. Sì, adesso ho usato tantissima roba, ma va bene lo stesso. Abbiamo finito un'altra regione, quindi un altro punticino. Lo possiamo utilizzare sul nostro nuovo arrivato, il cuoco. Possiamo esaminare anche la statua, che è sempre quella che abbiamo già visto. E qua ci troviamo. Ah sì, esatto. Ogni volta che prendiamo qualcosa, ad esempio il tomo del fuoco, che tra l'altro è un oggetto che possiamo utilizzare, sono praticamente delle magie. In questo caso il nostro traduttore ha preso un altro perk negativo che è la superstizione, perché prima era claustrofobico e basta, adesso è anche il superstizioso. Quindi ci sono dei perk negativi che prendiamo man mano esploriamo. Siamo al 51%, quindi niente male. La prossima regione è da questa parte. Sto vedendo se ci sono altre regioni. Se me le mostra velocemente. No, sì, ok. Queste due sono due regioni. Ok. Non ho fatto niente. Semplicemente aspettando col tempo. Anche lui è diventato claustrofobico, a quanto pare. Andiamo qua sopra. Nuova regione, come vedete. Abbiamo sconfinato dall'altra parte. Qua c'è una cosa molto interessante. E anche qui, e tra l'altro c'è un gorilla là. Questa è l'area di influenza dei vari combattimenti, insomma. Questa non si è ancora polarizzata, no, 53. Abbiamo degli altri punti di domanda? No. Allora direi di fare un passaggio qua. E possiamo attaccare il gorilla oppure possiamo esplorare qua. Restiamoci la notte. Così possiamo stare tranquillo. Possiamo ignorare la sua condizione mentale oppure possiamo separarci. Ignoriamola. Abbiamo perso 10 di sanità, però la riguadagniamo perché ce ne stiamo un pochino a riposare in questa zona. Ok, possiamo lasciare questa zona. Molto probabilmente il bestione qua ci attaccherà a breve. Quindi sapete che vi dico, lo attacco prima io, così vedete un pochino come funziona il sistema di combattimento e vi ho fatto una panoramica. Molto probabilmente morirò perché c'è un macello di energia. Funziona in questa maniera qua. Vedete che ci sono dei dadi? Ognuno dei miei personaggi o degli oggetti che ho porta un dado. In questo caso ho più di uno. In quanto questo è il dado eroe, diciamo, con i bordini dorati. Questo è l'altro dado di Darwin, il cuoco, traduttore. E la guardia scozzese, il soldato scozzese. Questo è il
il dado invece del fucile che abbiamo con noi. Rolliamo. Ah, qua mi viene spiegato anche tra l'altro come cosa. Possiamo selezionare uno di questi. Vedete che praticamente quando noi rolliamo salta fuori un risultato. Quando c'è qualcosa che vibra vuol dire che un'azione può essere fatta con quel dado lì. E ovviamente con una combinazione di dadi facciamo più roba. Ad esempio in questo caso posso fare solo un attacco e posso fare così. Se voglio fare questo effetto gli faccio un danno che è mezzo cuore, praticamente lo stesso di Minecraft se avete presente. Abbiamo tre roll a testa, quindi il primo l'ho fatto e questo dado lo scartiamo. Rirolliamo, adesso possiamo usare ad esempio tutti questi dadi in una certa combinazione. Ad esempio il fucile insieme alla mano mi dà 3 e multi attack. Oppure possiamo usare il fucile insieme all'occhio e sono 4 danni e il tiro di precisione, diciamo. Oppure possiamo usare questo e avere 2 di shield, ovvero ci possiamo riparare 2 danni. Oppure possiamo usare questo e avere overview un altro di shield. Oppure possiamo usare questo e avere 2. Oppure possiamo utilizzare questo. No, e basta, credo. Credo di aver mostrato tutte le combinazioni. Forse la cosa migliore è fare aim shot, così togliamo altri 2 cuori. Prenderci. Com'era? 2 di. Ah, tra l'altro posso selezionarne uno e rirollare gli altri se conosco le combinazioni. Ad esempio così, ho provato a vedere se c'era una terza combinazione con quello. Facciamo così, abbiamo 2 shield, gli abbiamo fatto 5 danni e facciamo così. Questo è lui che tira il suo danno, i suoi dadi, e ha fatto smash, mi ha distrutto l'armatura e basta per adesso. Ovviamente c'è anche l'asino in mezzo a tutto quanto, ma non ha il suo dado. Rolliamo, purtroppo non abbiamo dadi d'attacco, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di difensivo. 2 scudi e basta. Mi dà 2 di difesa. Questo mi dà 2 di difesa. Questo mi dà così. Possiamo mettere 2 dadi di difesa così. Oppure possiamo mettere questo qua. Facciamo questo qua. Rirolliamo il resto. Spada. E possiamo fare questo che è il ripost, che è 2 più 2, che non è niente male. Una delle combinazioni migliori, scudo e spada. Però non possiamo usare il resto dei dadi. Possiamo fargli 4 danni oppure fare 2 più 2. Direi 2 più 2. Se proprio dobbiamo scegliere. Questo faceva 3. Però praticamente i dadi che rimangono non... Ah, posso fare... No, posso farli tutti e due. Ok, quindi facciamo questo e questo. E poi questo e questo. C'è appunto da programmare un po'. Per usare tutti quanti i dadi, insomma. Così abbiamo fatto un bel po' di danno e abbiamo anche 4. Quindi c'è possibilità che riusciamo a ucciderlo. Lui ha 2 dadi e ha fatto 0 con tutti e due, quindi non può fare niente. Rirolliamo. Abbiamo questa che appunto non è, è l'altra faccia, insomma, del dado d'attacco. Possiamo fare 2 di shield. Oppure possiamo fare un overview. Direi che facciamo 2 di shield. Rirolliamo il resto che è andata male. Rirolliamo ancora. Ah, abbiamo sprecato un turno con 2 dadi. Però abbiamo guadagnato un po' di shield in questa maniera. Lui mi fa un bel attacco grosso e come vedete ha cominciato a far danni. Rirolliamo. Ok, questo è un danno. Questo più questo è un multi attack che gli permette di fare questo e questo. Qua sono altri 3 danni. Ah, ce l'ho quasi fatta. E l'altra combinazione la possiamo fare così e così, no? Ok, facciamo così e così, così e così. Ok, se riusciamo a sopravvivere, praticamente i personaggi però non muoiono, anche se hanno 0. Semplicemente il loro dado non posso utilizzarlo. In questo caso i 2 dadi di Darwin non li posso utilizzare. Ok, abbiamo il dado attacco almeno. Wow, point blank è molto forte come combinazione. Facciamola e abbiamo ucciso il nemico. In più possiamo anche difenderci già che ci siamo.
e finire comunque con col combattimento. Ce l'abbiamo fatta, grazie a questa cosa abbiamo trovato ovviamente il loot che ci manca, abbiamo bisogno di questa carne. Quindi prendiamo tutto quanto e vi spiego una delle ultime delle meccaniche che sono state introdotte, quindi tante piccole cose vedete che ci sono e sono veramente molto belle. Una di queste è il fatto che in realtà il nostro inventario è pressoché infinito, però non possiamo muoverci finché abbiamo così tanta roba. Quindi quello che possiamo fare, vedete che questo è, c'ha la striscia rossa dietro, praticamente non possiamo muoverci a meno che non lo, ad esempio, possiamo fare discard e spostarlo. Quello che possiamo fare è però utilizzare anche la roba che abbiamo. Quindi in questo caso io posso fare così, tramutare questa roba in carne e utilizzarla per sistemarci un pochino la sanità mentale. Se vediamo, i nostri personaggi non si curano in questo momento e per quello ci sono i medikit appositi, quindi tante cose che fanno parte di questo gioco. Cosa possiamo fare adesso? Abbiamo recuperato comunque roba molto buona che ci servirà se riusciamo a sopravvivere a questa cosa. Continuiamo l'esplorazione. Vediamo se riusciamo ad arrivare a questa collina qua, in modo che vediamo che cosa c'è in giro. Ok, qua c'è un albero che però non ha nulla di particolare. Qua c'è un altro punto di domanda con tutta un'altra regione. E qua probabilmente c'è l'ultima delle cose che mi servono da guardare. Non ci sono regioni sopra, una regione qua sotto e una regione qua sotto. Ok, quindi qua sotto potrebbe esserci qualcosa. Intanto andiamo verso questo punto. A vedere se riusciamo a beccare questo. Dobbiamo avvicinarci un po' di più. Ok, e questo è... Abbiamo analizzato la regione, quindi possiamo promuovere una delle nostre unità. Ho del whisky? No, quindi forse è meglio promuovere il cuoco. E come vedete adesso il cuoco a livello 3 ha due dadi, quindi abbiamo un dado in più per questa cosa. Possiamo esplorare questa che è un... ci sono delle belle cose, questa non l'avevo mai vista ancora. E possiamo prenderci una task. Sto pensando se piantare il campo. No, prendiamocelo pure. Non abbiamo spazio nell'inventario, ma possiamo consumare il cioccolato. E questo lo possiamo prendere col destro e spostarlo qua. Così abbiamo di nuovo l'inventario a posto. Ogni volta, tra l'altro, che mangiamo qualcosa, usiamo qualcosa, viene sistemato là sulla mappa. Andiamo a esplorare la prossima area. C'è qua un'area buona, 27, direi che è un buon numero per esplorare. Ci becchiamo una tigre in mezzo. Sono indeciso. Vedete che intanto abbiamo due dadi da parte del cuoco. Scappiamo in questo caso. Abbiamo perso la flare gun e credo che abbiamo perso ancora qualcos'altro. Adesso questa è come se fosse stunnata, è ferma, così ci permette di scappare finché possiamo. Quindi lasciamo stare la tigre e cerchiamo di allontanarci il più possibile. Ci stanno inseguendo. Ok, siamo ancora tutti, è successo qualcosa? Ah ok, si è ferito anche, ok, si è infettato, perché visto che non ho curato Charles Darwin, si è infettato il personaggino. Possiamo tradare qualcosa se vogliamo, quindi possiamo entrare dentro il trader e comprare qualcosa. Qual è la nostra missione? Comprare questo, se non sbaglio? Questo è un flauto, credo di sì. Quindi possiamo comprare un flauto, possiamo darti dietro questo, oppure possiamo darti dietro questo, oppure possiamo darti indietro la chiappa farfalle. Mi serve questo, è molto forte. Tra l'altro potete capire un po' la potenza di scambio, insomma, prima ancora di scambiare effettivamente quello che volete. Direi che così può andare bene. Questa... Ti do le torce. Tieni le torce. Ok, qua sotto c'è un altro punto di domanda, ma questa è un'altra area? No, è sempre quest'area qua. Però non so ancora dove sia la piramide. Potrebbe essere completamente da un'altra parte, allora la cosa diventa molto più difficile. Tra l'altro dovrei parlare col trader di nuovo.
Ah, forse potevo fare un'altra cosa, perché in realtà questo flauto posso anche suonarlo per addormentare la tigre. Andiamo qua. Vediamo se riusciamo a non farci beccare dalla tigre. Che ci ha beccato in pieno. Credo che questo sia. Potrebbe essere questo, perché di solito è in mezzo a una foresta. Ok, però adesso abbiamo tutti quanti i dadi. Quindi direi che possiamo. Ah! Ho premuto per lasciargliela. Ah, mi ha fregato un bel po' di oggetti. Ok, questo è un altro shrine. Questo è molto bello, come potete vedere. Investighiamo, ci prendiamo questa maschera, che ci farà molto buono. E abbiamo finito un'altra area da esplorare. No, non abbiamo finito un'altra area da esplorare. Se n'è sparito, non ho letto, ma praticamente succedono anche delle cose molto mistiche. Ad esempio, sparisce il tempio e in questo caso sono venute fuori una marea di montagne che incasinano di molto il tutto. Infatti adesso cosa dobbiamo fare esattamente? Dobbiamo cercare ancora il nostro shrine, ma adesso per muoversi è molto molto difficile. Quindi vediamo di andare da questa parte, se ce la facciamo. C'è spazio qua? Sì, però non posso andare oltre, quindi per andare di qua dovrei fare tutto il giro. Abbiamo Kleptomone. E probabilmente la missione, come vi dicevo, non andrà bene. Però insomma era per mostrarvi un po' tutte quante le meccaniche del gioco. Se dovessi tornare qua spendo 126, ma proviamoci. Come vedete adesso farò game over anche per farvi vedere che cosa succede quando succede il game over. Però sappiate insomma abbiamo fatto una cosa positiva e adesso vediamo la cosa negativa. Siamo a 0 di sanità e quindi adesso possono succedere le cose negative, non è detto però. Qui abbiamo anche un elefante che è neutrale e possiamo attaccarlo noi, ma non ci attaccherà lui. Come vedete adesso c'è questa cosa qua. E ad esempio uno dei personaggi se n'è andato via, il cuoco per la precisione. Perché appunto si è stufato e se n'è andato via. E adesso appunto l'inventario si è rimpicciolito. Perché se n'è andato via uno dei personaggi. Quindi c'è questa meccanica molto molto interessante. Spero vi piaccia appunto questo gioco perché a me sta piacendo molto. Un altro dei personaggi se n'è andato via. Che provano a farcela da soli. E qui non ho spazio di movimento. Ah, come faccio ad arrivare lì? Devo fare il giro da qua sotto praticamente. Però praticamente. Esatto, molto. Facciamo. Non posso fare il camping qua. Niente, sono bloccato perché praticamente dovrei arrivare tipo qua e passare tra in questo pezzettino. E il campus che ho fatto è molto molto. Come si dice? Andiamo qua. Il posto che ho esplorato mi ha incasinato di molto la mappa e quindi sono un po' così. Questo lo possiamo dar via, questo lo possiamo mettere qua. Se n'è andato via anche il nostro amichetto asino. Come dicevo, adesso perderò appunto, però era per mostrarvi anche questa alternativa. Il gioco è molto difficile, sicuramente ha bisogno di bilanciamenti, però volevo affrontarlo proprio in dare l'ondare perché per potervi dare quella che secondo me è il gioco diverso dal solito, infatti qua no, non siamo riusciti a vincere ed era là sopra in realtà. Quindi l'abbiamo mancato di pochissimo, abbiamo fatto avanti e indietro su questa mappa, ma in realtà l'abbiamo mancato di veramente poco. Questo era The Curious Expedition, un gioco che seguirò molto volentieri, contatterò sicuramente i ragazzi che l'hanno creato per tenervi aggiornati sull'uscita di questo gioco. L'ho messo all'interno di Dare l'Odondare per tutte le meccaniche che avete visto. Quante di queste meccaniche le avete già viste in altri giochi e quante di queste sono completamente nuove? Io le ho trovate veramente, veramente interessanti. Spero che le abbiate trovate interessanti anche voi. E ci vediamo quindi al prossimo episodio, con settimana prossima, dove affronteremo un po' di giochi dell'Odondare effettivo. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!